Una produzione ANS TV. Spazio informazione. In collaborazione con il direttore di ReteMessina.it, Antonio Genovese. Questo è Spazio Informazione, rubrica settimanale con aggiornamenti, consigli, valutazioni, riflessioni su ambiente, sanità, spettacolo, sport, medicina e tanto altro. Oggi in studio due professoresse, la professoressa Antonella Spadaro, docente di matematica e scienze presso l'Istituto Comprensivo Mazzoni di Neclarenza di Messina, e la professoressa Monica Grieco, docente di lettere presso l'Istituto Superiore Minuto di Messina, al secondo mandato come presidente di sezione AID di Messina. Ma cosa si intende con l'acronimo AID? Lo domandiamo alla professoressa Antonella Spadaro. Spazio informazione. AID è l'acronimo di Associazione Italiana Dislessia. Nasce nel 1997 per opera del dottor Giacomo Stella a Bologna e si diffonde in tutto il territorio nazionale. Oggi abbiamo 85 sezioni gestite da volontari per dare informazioni utili ai genitori, agli specialisti, perché la nostra è un'associazione di promozione sociale che si occupa proprio di dislessia a livello nazionale e territoriale. Alla professoressa Monica Grieco questa domanda: quali sono le criticità che si riscontrano rispetto ai disturbi dell'apprendimento nel mondo della scuola? Ma sicuramente i disturbi dell'apprendimento, specifico apprendimento, che sono disturbi del neurosviluppo e che riguardano la capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo corretto e fluente, si manifestano durante il periodo della scolarizzazione. E, devo dire che dal 97 in poi c'è una grande sensibilità nel mondo della scuola, anche se ad oggi alcune criticità emergono, perché al di là della formazione dei docenti, sia per le famiglie quanto per la scuola stessa si presentano delle difficoltà oggettive legate a un ribaltamento della metodologia che va ad essere applicata con i bambini, con gli studenti, e chiaramente benché ci sia questa sensibilità da parte dei docenti, a volte però ci si limita ad attenersi strettamente alle regole stabilite nel piano didattico personalizzato senza andare oltre. Quindi questo può causa delle frizioni tra le famiglie e la scuola stessa. Ovviamente il bambino, il ragazzo che ne risente in maniera molto particolare, perché questi ragazzini che hanno una grande sensibilità spesso perdono l'autostima. E quindi è auspicabile che, a parte la formazione che deve essere continua da parte dei docenti, ci sia da parte anche della famiglia un'attenzione a dare molta carica ai bambini, di aiutarli a sentirsi assolutamente adeguati al contesto. E questo aspetto ovviamente crea anche delle aspettative che non devono essere tradite né dalla scuola né dalla famiglia, aspettative del discente, che ovviamente più o meno cosciente di essere un dislessico andrà avanti nella sua vita con la consapevolezza che dalla dislessia non si guarisce, ma le difficoltà che si rivelano piuttosto importanti magari all'inizio del percorso scolastico, nel tempo con una buona attività di potenziamento e riabilitativa il bambino, che diventa ormai uno studente, sicuramente acquisirà una sua autonomia anche nello studio. A
livello nazionale e territoriale come è dislocata l'associazione? L'associazione ha 85 sedi gestite da volontari in tutto il territorio nazionale. Da noi a Messina la nostra sede è stata fondata nel 2000-2001 e già da allora abbiamo fatto numerosi corsi di formazione, di sensibilizzazione sul territorio agli insegnanti più volte, e ad oggi abbiamo 4 sportelli di ascolto nella provincia, 2 in città, nel centro città, una all'Istituto Manzoni e l'altro all'Istituto Superiore Verona Trento, al Tecnico, e poi ce n'è un'altra alla Dancontres a Barcellona e l'altro all'Istituto Tecnico di Furci, dove sono degli sportelli dove si può prendere appuntamento e parlare con noi volontari per avere delle informazioni in base alle nuove diagnosi, alle diagnosi, all'approccio con gli insegnanti, ai PDP, che sono i piani didattici personalizzati che vengono fatti dopo la diagnosi al bambino o al ragazzo che dir si voglia. Voglio precisare questo, che sia io che Monica siamo genitori di dislessici. Noi viviamo con i dislessici da sempre, perché i nostri figli sono grandi e sono ragazzi che hanno un successo personale perché sono laureati. Quindi di dislessia si può vivere, si può superare diverse difficoltà e arrivare al successo formativo, al successo personale. I vostri contatti quali sono? I nostri contatti li si possono trovare sul sito dell'AID, online, e quindi è su Facebook, sia sul sito, sul canale AID nazionale, sia sul canale AID della sezione di Messina. Professoressa Grieco, quali saranno le azioni future della sezione di Messina? Ma intanto noi ogni anno nella prima settimana di ottobre abbiamo la settimana della sensibilizzazione verso i disturbi degli apprendimento, quindi ogni anno a ottobre c'è questa campagna, non so se basta ricordare la famosa pubblicità dove si vede Einstein piccolino, che insomma tra l'altro è un dislessico noto. E poi noi nello specifico come sezione promuoviamo proprio nella settimana di dislessia degli eventi culturali che riguardano sia il mondo della scuola sia il mondo universitario. E c'è da dire che l'associazione, quello che nel 97 c'era, che era il piccolo dislessico, adesso il dislessico si trova nel mondo del lavoro, e a proposito di questo l'associazione si è mossa anche per il campo del lavoro e si è fatto tutto un progetto, e c'è addirittura una nuova legge del 2022 in cui si parla proprio di questa dislessia da affrontare nel mondo del lavoro. E grazie a questa legge, la 25 del 2022, alle persone con DSA adulte viene garantito l'uso degli strumenti compensativi anche nel mondo del lavoro. Quindi se in ascolto ci sono persone adulte dislessiche, sappiano che da questo punto di vista c'è un'ulteriore apertura verso il mondo della dislessia. E a parte questo, la sfida che noi come sezione abbiamo in mente di cogliere e di portare avanti è anche quella di poter creare anche un supporto, al di là degli sportelli, un supporto anche counseling per i genitori. Ovviamente i nostri servizi sono tutti gratuiti. Abbiamo con noi anche dei riferimenti con esperti che sono psicologi, neuropsichiatri, anche dal punto di vista legale, perché anche dal punto di vista legale a volte si creano delle situazioni di tensione per cui le famiglie hanno bisogno anche di questa tipologia di supporto. Queste figure sono delle figure che sono all'interno dei nostri sportelli e che appunto subentrano laddove noi come volontari non riusciamo a trovare una soluzione adeguata e giusta. E quindi il nostro auspicio è che questi sportelli continuino ad esserci, implementando una serie di azioni che chiaramente
possano aiutare tutti coloro che hanno disturbi dell'apprendimento a tutte le età. E, ovviamente non ci sono delle ricette, non ci sono delle diciamo indicazioni standard, perché ogni realtà di persona dislessica è una realtà a sé stante, è un mondo personale unico, e quindi la peculiarità dell'ID è proprio quella di costruire un percorso con la singola persona, quindi del singolo bambino e con il singolo studente. C'è da dire che anche per la scuola dell'infanzia c'è un focus importantissimo, perché i segnali predittivi sono quelli che danno un po' i famosi campanelli d'allarme e che possono mettere il genitore, la famiglia, la scuola che accoglie il bambino nella condizione di monitorare e vedere un attimino se nel tempo questa ipotetica dislessia è in realtà presente oppure no. La dislessia non si può diagnosticare se non al secondo anno di scuola elementare, però, come diceva Monica, già dalla scuola dell'infanzia, con i disturbi del linguaggio, noi possiamo fare delle previsioni e possiamo compensare immediatamente con un giusto rapporto con il logopedista, che è importantissimo nella prima fase dell'apprendimento, queste difficoltà, e quindi aiutare i bambini fin dalle primissime fasi della scuola. Siamo quasi in chiusura. Da genitore a genitore, un messaggio, un consiglio comportamentale ad altri genitori? Ma intanto non spaventarsi davanti alla possibile scoperta che il proprio figlio ha i disturbi dell'apprendimento, assolutamente, anche perché, ripeto e ribadisco, non è una malattia, è un modo diverso di apprendere. E noi siamo a disposizione chiaramente come genitori per accompagnare soprattutto all'inizio questo tipo di nuova esperienza di vita, e soprattutto immaginare che questi ragazzi sono inclusi in un percorso scolastico assolutamente normale, ed è un percorso che chiaramente questi ragazzi ormai completano anche con l'università, senza quindi immaginare che il ragazzo non possa fare università, non possa fare il liceo, non possa frequentare la scuola, insomma, che come gli altri scelgono. E sicuramente non avere paura, cioè anzi informarsi, formarsi, perché noi come genitori anche abbiamo nel tempo formato le famiglie a questo, verso questo proprio avviato un percorso di avvicinamento verso il mondo della dislessia, e che sicuramente i nostri figli sono delle persone vincenti. Un ringraziamento per la vostra disponibilità alle professoresse Monica Grieco, che è presidente di sezione ID di Messina, la professoressa Antonella Spadaro, funzione strumentale, disagio e integrazione. Il nostro appuntamento è fissato la prossima settimana, grazie per l'attenzione. Abbiamo trasmesso una produzione ANS TV, spazio informazione, in collaborazione con il direttore di rete Messina.it, Antonio Genovese.